già finito. È l'ultimo atto, alle 17.30 si chiudono i cancelli, cala il sipario sull'Expo di Milano, durata 184 giorni, iniziata nel segno dell'Expo scetticismo, tra i ritardi nei cantieri, le polemiche sui costi, le inchieste e la devastazione della città nel giorno dell'inaugurazione. È finita con 7, anche 8 ore di coda davanti ai padiglioni, Giappone, Kazakistan, Italia soprattutto, nell'ultimo mese. È il simbolo della rinascita milanese, oggi qui è un giorno di festa, ma con un po' di malinconia. Tutte le cose belle arrivano alla fine e anche questa è arrivata. Spero che non sia stato solo un discorso di struttura, di esposizione, ma qualcosa che rimane dentro, sì. È l'inizio di un nuovo impegno civico, la sfida è vinta, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite della cerimonia di chiusura. Assente Matteo Renzi che twitta: è stato bello crederci, grazie a tutti. Ci sono Maroni e Pisapia, il governatore e il sindaco, il ministro dell'agricoltura con delega all'Expo Martina e poi c'è l'uomo di Expo che ha passato qui gli ultimi 6 mesi della sua vita schivando critiche e incassando i successi come l'obiettivo raggiunto dei 21,5 mila visitatori sul sito. Oggi Giuseppe Sala si fa selfie e firma autografi, il pensiero già al dopo Expo. E al di là dei numeri, un esempio ben riuscito. Credo che l'Expo è stato bello, ma soprattutto molto organizzato. Ecco, spero che questa organizzazione non la si perda. Chiunque pensa che io abbia deciso qualcosa, no, è fuori strada. Sto valutando, ma voglio fare qualcosa che sia per il bene mio e anche per il bene di chi rappresenterò, forse essere un'azienda o un'istituzione. 140 i paesi partecipanti, 90 padiglioni costruiti su un'area di oltre 1 milione di metri quadri che è stata una passerella per politici e ministri. Qui ad Expo sono arrivati capi di Stato e star dello spettacolo. Si è discusso di temi importanti, la nutrizione, lo spreco alimentare da combattere, ma non è mancato chi ha considerato l'evento più attento alla gastronomia che alla lotta alla povertà. La sua eredità si chiama Carta di Milano, firmata da 1,5 milioni di persone. All'inizio della cerimonia il passaggio di consegne per la prossima Expo ad Astana in Kazakistan tra 2 anni, prima degli Emirati nel 2020. Da lunedì quello di Rho torna a essere un grande cantiere, si smontano quasi tutti i padiglioni e si continua a discutere di quello che accadrà dopo. Fin qui si può dire è andata bene.